in collaborazione con Camera di Commercio e dell'Industria Cantone Ticino, EFG e Swisscom. Che fase sta vivendo l'economia del nostro cantone e quanto incidono sulle aziende gli effetti di ciò che accade attorno a noi e come fare per restare sempre competitivi? Facciamo il punto con i relatori della 102esima Assemblea Generale Ordinaria della Camera di Commercio del Cantone Ticino. L'economia ticinese è in crescita con molta innovazione, è un trend destinato a consolidarsi. Beh, lo speriamo, diciamo che ci sono le condizioni abbastanza buone perché se questa tendenza si consolidi abbiamo un trend che segue quello nazionale, per certi versi addirittura migliore, per cui sono abbastanza fiducioso che si possa mantenere questa posizione. Che influsso ha la situazione internazionale sulla nostra economia? Sono fattori importanti perché siamo una piccola nazione, una piccola regione, anche molto aperta all'esportazione. Chiaramente i cambiamenti del contesto internazionale possono avere degli effetti importanti. Quindi bisogna seguire settimana per settimana l'evoluzione, ad esempio il tema della Brexit sicuramente avrà degli effetti anche per la Svizzera. Negli ultimi anni è emersa una tendenza positiva per quanto riguarda l'occupazione. Si tratta di una crescita solo quantitativa o anche qualitativa? L'economia ticinese è molto variegata, per fortuna molto variegata, quindi abbiamo bisogno di entrambe le crescite. Sia una crescita qualitativa, abbiamo infatti avuto un buon numero di aumenti qualitativi con professioni molto profilate, ma abbiamo anche avuto una crescita di manodopera che ci vuole evidentemente anche quella. Quindi per fortuna il Cantone Ticino non è monocultura aziendale, ma questa diversità economica porta appunto una crescita sia qualitativa che quantitativa. Tecnologie e persone, le aziende svizzere ma anche quelle ticinesi lamentano la carenza di personale qualificato soprattutto in alcuni settori. È un tema difficile che riguarda tutta la Svizzera e direi tutta l'Europa, non solo il nostro paese. Ci sono i settori classici che si citano sempre come gli ingegneri, eccetera, i medici, poi lì sono anche scelte politiche perché ci sono dei numeri chiusi per i medici. Poi ci sono settori come le tecnologie della comunicazione, quindi l'ICT, che ha un bisogno enorme di nuove leve ma fa fatica a trovarle. Noi cerchiamo di spingere anche l'apprendistato in questo ambito perché è una via alternativa un po' diversa che potrebbe essere molto utile. È difficile chiaramente risolvere questa questione perché la scuola segue con normale ritardo direi un po' l'evoluzione molto veloce del mercato e quindi non è di facilissima soluzione, però credo che la Svizzera abbia gli strumenti per poter ovviare un po', ecco, l'apprendistato potrebbe essere una strada interessante per determinati mestieri. Oggi la parola d'ordine è innovarsi, ma come? A livello di azienda l'innovazione può essere una semplice innovazione di prodotto, una innovazione di mercato, che è già un po' più importante, oppure un'innovazione addirittura di business, no? Quindi proprio una business innovation, che è molto molto più difficile e molto più radicata. Sembra inevitabile seguire l'onda della trasformazione digitale. Che cosa rispondere a chi dice non mi interessa, io quest'onda non la seguo? Capisco se qualche persona non vuole seguire un'onda, è la sua decisione, ma non farà nessuna differenza. La digitalizzazione, questa onda enorme, è un'onda globale che noi non possiamo sottrarsi. Succede in ogni modo. Noi abbiamo la scelta di partecipare e forse profittare o di non partecipare e con sicurezza perdere. E se, avendo queste due scelte, per me è chiaro quello che dobbiamo fare. Il Cantone come affronta il grande tema del cambiamento digitale, della tecnologizzazione? Ma noi stiamo lavorando su più fronti. Da un lato vogliamo analizzare gli effetti sul mercato del lavoro, dall'altro ci stiamo preparando a livello infrastrutturale, penso al progetto di banda ultralarga su tutto il territorio cantonale, poi abbiamo ancora la volontà di creare un tecnopolo in Ticino, il sesto a livello svizzero, e questo proprio per promuovere, incentivare tutto quello che è innovazione, perché per essere vincenti oggi bisogna puntare sull'innovazione.
Torniamo sulla digitalizzazione in questo contesto al fintech. Come sta reagendo la clientela a questo cambiamento? Ma la clientela direi che reagisce molto bene, non solo la clientela, anche noi istituti finanziari. Fintech ci porta molte nuove opportunità ad oggi inesplorate, soprattutto nell'ambito di quello che è la comunicazione, il contatto con il cliente, che ormai è diventato un contatto globale, un contatto 24 ore su 24. Economia e sostenibilità, un binomio conciliabile, e come si stanno muovendo le aziende ticinesi? Cioè, la sostenibilità ha molte declinazioni, economica, sociale, ambientale, quindi bisogna confrontarsi inevitabilmente con tutti questi elementi. Dal punto di vista ambientale, noi vediamo l'esempio di molte aziende che lavorano nell'ambito del risparmio energetico con programmi di incentivi importanti per economizzare un po' le risorse, con degli ottimi risultati, proprio come iniziative private. Questo credo che sia un incoraggiamento notevole e un segnale molto importante di un'attenzione a questo genere di sostenibilità. Si potrebbe pensare che la difesa del clima e dell'ambiente possa rappresentare soprattutto un costo per l'azienda. È un costo, non si può negarlo. Dobbiamo cominciare a pagare per l'inquinamento che facciamo all'ambiente. Qua dobbiamo cominciare a metterci un prezzo, ma anche naturalmente dove c'è un prezzo c'è sempre anche un mercato per un guadagno. Delle macchine più efficienti, c'è una grandissima gamma di possibilità per una buona imprenditrice, un buon imprenditore per fare delle cose molto interessanti. Io credo che sia veramente un'età eccitante dove possiamo vivere adesso. Come viene considerata la green economy e in particolare dal punto di vista degli investimenti sostenibili? Il tema degli investimenti sostenibili non è un tema nuovo per quanto attiene il mondo finanziario, il mondo delle banche. Sono anni, una decina d'anni che la nostra clientela ci chiede sempre di più, ma è un trend a salire, di avere anche una valutazione sul contenuto di ecosostenibilità degli investimenti, e addirittura ci sono oramai dei fondi di investimento dedicati a quella che è l'economia verde. La Svizzera che cosa può fare per promuovere il proprio spirito imprenditoriale e rimanere sempre al top anche a livello internazionale? Tante cose naturalmente. Una cosa che ripeto un po' sempre, la Svizzera dovrebbe imparare che fallire non è una grande perdita. In Svizzera fallire è sempre ancora un stigma, una macchia nera che tu non ti levi mai più. Negli Stati Uniti, in Silicon Valley, fallire è quasi come un onore, una medaglia, no? Se non hai fallito abbastanza vuol dire che non hai rischiato abbastanza. E se questo pensiero potremmo averlo un po' più in Svizzera, sarebbe già un grande passo in avanti. In collaborazione con Camera di Commercio e dell'Industria Cantone Ticino, EFG e Swisscom.